Ciao a tutti, oggi parliamo di cinema e torna una delle mie personalissime top 10, tra virgolette, anche se non è una vera e propria classifica. Sono suggerimenti, suggestioni e quindi oggi vi consiglio 10 film. È stato difficilissimo sceglierne solo 10, tra l'altro. Mi sono imposto anche la regola uno solo per regista, ma laddove sarà necessario vi citerò anche altre cose. 10 film splendidi, spettacolari, che sono un vero e proprio trip. Film trip. Quindi attendetevi delle opere che vi faranno viaggiare, visionarie, surreali, dei sogni ad occhi aperti. È stato molto complicato sceglierne solo 10. Ho preferito anche evitare dei film eccessivamente famosi, proprio perché l'intento di questi video è farvi scoprire dei titoli. Quindi trovo a volte un po' inutile presentare delle opere altisonanti o comunque delle opere super celebrate, super famose, preferendo magari consigliarvi qualche chicca. Ne avrei tanti altri da consigliare su questa scia qua, quindi se lo desiderate, se vi piace questa idea, potrei anche fare una parte 2, 3 e via dicendo. Oggi però 10 film che sono dei trip legali sostanzialmente. Partiamo subito. Il primo film che vi consiglio in realtà è quasi, sarebbe giusto dire un regista che vi consiglio, visto che tutto il suo cinema è più o meno legato a un ambiente estremamente surreale, visionario, da sogno barra incubo ad occhi aperti, è Pastoral. In questo caso il film di un regista iconico, di cui appunto a questo punto vi consiglio tutta la filmografia, Shuji Terayama. Shuji Terayama è un regista importantissimo del cinema giapponese. Ha lasciato tantissimi film enormi, imponenti, quali appunto Pastoral, che per me è il suo capolavoro, è anche il suo film più celebrato, però tantissimi altri hanno fatto scuola, da Throw Away Your Books, Rally in the Streets, Emperor Tomato Ketchup, da cui tra l'altro gli Stereolab presero ispirazione per il titolo di un loro famosissimo album. È un artista veramente visionario, surreale, che all'interno di Pastoral mette a servizio il proprio approccio con questo uso meraviglioso e pittorico dei colori lisergici e questa ossessione per un approccio al corpo che viaggia un po' tra il glam e il circense per introdurci la storia della sua vita. Infatti Pastoral è un racconto autobiografico dell'infanzia, della crescita del regista in chiave surreale, quindi non è un biopic, non è un'autobiografia lineare, è un'autobiografia da sogno. Quindi è un po' come se Shuji Terayama raccontasse in un certo senso tutto il suo vissuto interiore, portando tra l'altro all'interno di questo film alcune immagini iconiche del suo cinema, che sono entrate proprio nell'immaginario di chi conosce bene questo regista, tra cui l'ossessione per il mondo del circo, che è molto felliniano, ma proprio Fellini sotto acidi, il nostro Terayama, e l'immagine di questa donna pallone che chiede di essere gonfiata da suo marito in questa sorta di spiaggia onirica, visionaria, in cui si inseriscono anche simbologie occulte, misteriose. È un film iconico, è uno di quei film che va vissuto totalmente, bisogna lasciarsi abbandonare alla visione. Ed è inutile pensare di doverlo analizzare meticolosamente, perché lo stesso Terayama non vorrebbe, secondo me. Devi lasciarti trasportare, come un fiume in piena, ed è il bello di questo tipo di cinema. Il secondo film che vi consiglio, molto diverso, perché laddove Pastora di Terayama è un tripudio di colore, quasi da arte pittorica, in questo caso abbiamo un film estremamente visionario, un po' più freddo, un po' più oscuro, molto occulto secondo me anche da questo punto di vista, un film molto particolare, ovvero Sul globo d'argento.
Questo è un film di fantascienza weird, se possiamo dire, del regista polacco Andrzej Żuławski. Andrzej Żuławski, un altro regista iconico, ve l'ho più volte presentato in realtà per il suo capolavoro Possession, uno dei più terrificanti body horror, horror psicologici di sempre, nonché uno dei più folli in assoluto. Il cinema di Żuławski è straordinario e ricco di perle, e sul Globo d'Argento è un film dove effettivamente complice anche la scelta del genere fantascientifico, Żuławski si lascia andare a livello visionario, presentandoci proprio questo ambiente da sogno sospeso, un po' da incubo, anche qua molto simbolico, raccontando la storia, e l'ispirazione di Sul Globo d'Argento deriva da un romanzo scritto dal suo prozio. Il racconto di questi esploratori spaziali che hanno lasciato la Terra, approdano su un pianeta e fondano una sgangherata società primitiva. È un film di fantascienza quasi cyberpunk in alcuni punti, ma estremamente evocativo, lento. Immaginatevelo un po' sulla scia, come se fosse un Tarkovsky di Solaris, però sotto acidi, ok, anche in questo caso. Molto ambient, scuro, però con delle immagini veramente sovrumane. Questo è un trip leggero, in un certo senso, a livello quasi letargico, a livello di ritmo, non è una caleidoscopio, ok, come può essere O Pastoral. È un opposto lato della medaglia ed è un film realmente iconico, anche perché ha avuto una fase produttiva realmente, anche in questo caso, problematica, sgangherata, perché è stato Żuławski era praticamente tormentato dalla censura polacca, e questo film in particolar modo fu piuttosto sfortunato, perché Żuławski comunque aveva fatto parlare di sé in Polonia con dei film anche abbastanza controversi per il governo dell'epoca, come Il Diavolo, che lo costrinsero ad andare in Francia a lavorare. I film che realizzò in Francia ebbero successo di critica e pubblico, portando l'attenzione internazionale sul cinema polacco. Quindi la Polonia richiama Żuławski, gli chiede scusa, Żuławski torna in patria, film inizia a girare sul Globo d'Argento e la censura gli taglia le gambe di nuovo e gli proibisce di continuare, una follia. Fortunatamente conserva le pellicole, perché gli è stato ordinato di distruggere le pellicole, tra l'altro, e quando cade il governo dell'epoca lui riesce effettivamente a farlo uscire, per quanto il film fosse incompleto. Infatti, ma secondo me aggiunge ulteriore fascino, ci sono tanti punti del film in cui, non essendo stata girata la scena, semplicemente c'è il narratore esterno, lo stesso Żuławski, che racconta in modo estremamente evocativo cosa sarebbe dovuto succedere. Questo secondo me contribuisce al viaggio, diciamo, un po' metafisico del film stesso, quindi adoro. Il terzo film che vi consiglio è un cartone animato, un film d'animazione bellissimo da vedere, con una tecnica straordinaria, e sto parlando di un film cult dell'animazione giapponese degli anni 70, Bella Donna of Sadness. Io amo questo film, lo amo soprattutto visivamente. È un film d'animazione per adulti che si ispira a un saggio scritto da uno storico, La Sorcière si chiama, sulla figura della strega nel periodo della caccia alle streghe. E il regista, che non mi ricordo come si chiama, credo Eiichi Yamamoto, comunque su suggerimento di Osamu Tezuka, realizza questo lungometraggio che ci trasporta all'interno di un paese della Francia medievale, però con questo immerso in questi con questo disegno minimal che poi inizia a trasformarsi, a diventare veramente anche questo un sogno, dove si mischiano anche Eros e Thanatos, per raccontare quella che è una storia tragica, la storia di due innamorati, Jean e Jeanne, dove Jeanne verrà costretta a subire un trauma che porterà i due amanti a vendicarsi. Quindi è una tragedia quella che racconta, ma lo stile visionario, anche in questo caso
da sogno ad occhi aperti del film lo rende un'esperienza unica e raffinatissima, veramente un bellissimo. Recuperatelo, soprattutto se amate l'animazione. Vi consiglio un altro film d'animazione più recente, La Casa Lobo. La Casa Lobo è un film cileno che prende ispirazione dai fatti inquietantissimi e reali di questa comune tedesca stabilita in Cile dal dopoguerra fino in realtà a tempi recenti, in cui degli ex nazisti usavano questa colonia per lasciare per gioiosamente perpetrare abusi a tutto spiano. Ecco, una pagina di storia veramente allucinante, da cui La Casa Lobo trae ispirazione. E ne trae ispirazione però senza voler fare un film true crime o un racconto di quello che successe in quei fatti, che sono stati, se siete curiosi, raccontati in una serie TV Netflix, docu-crime, ma vuole raccontare quella fonte di ispirazione in modo simbolico e astratto, attraverso la storia di una donna che scappa da questa comune, inseguita da un lupo invisibile, e trova rifugio in questa casa nel bosco, abitata da due maiali. Ok, questa è la sinossi astratta, molto simbolica, che rimanda a tematiche quali il trauma psicologico, le conseguenze di certo vissuto, dolore, alienazione, depressione, in modo simbolico, attraverso questo trip visivo che è horror, è molto cupo, è inquietantissimo ed è realizzato in modo eccellente, cioè ti fa strabuzzare gli occhi dall'inizio alla fine. I due animatori hanno lavorato anni e anni utilizzando un'intera casa come setting del film, e hanno animato dipingendo direttamente sulle pareti, cancellando, riscrivendo, ridisegnando, cancellando, ridisegnando, in modo che le mura, sulle mura prendano vita dei personaggi che però interagiscono anche con oggetti tridimensionali, quindi veri oggetti della casa, oppure ancora utilizzando tanto la stop motion, la puppet animation. Fidatevi, è un'esperienza allucinante ed è bellissimo, bellissimo. Questo lo trovate su Mubi senza difficoltà. Sempre animazione, se io vi cito Bella Donna of Sadness, La Casa Lobo, o comunque entriamo in questo in questa tipologia di animazione surreale, grottesca, allora io non posso non citarvi il cinema di Jan Švankmajer, animatore cecoslovacco pazzesco. Molti lo conoscono già per il suo capolavoro Alice, Alice dell'88, che si rifà ovviamente all'omonimo, al romanzo Alice in Wonderland di Lewis Carroll, però ha realizzato anche in questo caso in modo più surreale, astratto anche unico nel suo genere. Io però vi consiglio, per conoscere Jan Švankmajer, un suo film, secondo me fin troppo poco citato, I cospiratori del piacere. Allora, questo film è un grottesco corollario di personaggi surreali e dei loro modi per allontanare la solitudine, dandosi conoscendo i loro fetish strani. Però non è un film sui fetish in quel senso. In questo film i fetish sono surreali e hanno una controparte comica, e attraverso questa indagine del feticcio erotico raccontato in chiave comica, in realtà si parla anche di solitudine, si parla di alienazione, quindi è un film molto interessante che sfrutta il grottesco, il comico e l'eros per trattare anche di altri argomenti, ma il film è un trip visionario, proprio perché vi renderete conto di come la tecnica unica e straordinaria di Švankmajer nell'unire cinema live action con lo stop motion, la plastilina, la puppet animation, crei un universo unico e straordinario. Per citarvi un po' il surrealismo, il grottesco di questo film, vi basti pensare che tra i personaggi c'è una ragazza il cui feticcio è
aspirare dei piselli dal piatto usando due i piselli, proprio il legume, usando dei tubicini, e lei si prende bene così, si eccita così. Però veramente è un film assurdo che vale la pena vedere, secondo me. Poi, se volete partire da un classico di Svankmajer, Alice è il primo da vedere. Però volevo consigliarvene uno di cui non parla mai nessuno e che mi è piaciuto tantissimo. Poi, Cecoslovacchia, io ho fatto un collegamento, questo è un film che vi cito sempre, quindi secondo me è anche troppo, è troppo soffermarsi a lungo, però non posso non raccontarvi Valerie and the Week of Wonders. Questo è un film straordinario della Nouvelle Vague cecoslovacca del 1970. È un film ad opera del regista Jaromil Jirs, che racconta la settimana delle meraviglie di questa Valerie. Valerie ha 13 anni e nessuno le ha mai raccontato che cosa significhi il passaggio dall'essere bambina a diventare donna, e soprattutto nessuno le ha mai raccontato del ciclo mestruale. Nel momento in cui lei scopre di avere iniziato il ciclo mestruale che coprirà questa settimana delle meraviglie, inizierà un viaggio surreale e visionario nel suo paesino bigotto, che nasconde tantissimi segreti, questa sorta di paesino medievale in cui si annidano i vampiri, in cui tutti in realtà si danno la pazza gioia tra Eros, Thanatos e occultismo, e dove la nostra Valerie inizierà a credersi, a svisionare come se fosse e come se lei sentisse una strega. È un film molto particolare, un coming of age decisamente sopra le righe, che però io trovo estremamente affascinante proprio per la sua, anche per la sua estetica, tra il pagano, l'horror, il romantico. È un vero e proprio sogno ad occhi aperti, e ve lo consiglio. Poi vabbè, anche questo ve l'ho già consigliato tante volte, quindi è inutile che mi soffermi abbastanza, ma non posso non metterlo nei 10 film da trip, perché sennò dopo io mi rendo conto che arriverà qualcuno del "ma perché non c'è questo?" E avete ragione, perché in realtà è il più trip di tutti di questa lista: Hausu di Nobuhiko Bayashi. Se pensate di trovarvi di fronte a un normale film horror con la casa infestata, no, no, no. Questo è un film fuori di testa, che tra l'altro dovrei consigliarvi anche gran parte della filmografia di Obayashi per stare nel tema film visionari da trip sotto acidi, ma Hausu è proprio il punto, è l'apice, no? La storia di queste ragazze che vanno in vacanza dalla zia di una di queste, una zia che in realtà è una vampira e che usa la sua casa per cibarsi di vergini, per mantenersi giovane e bella all'infinito. È un film che tra l'altro il regista scrisse insieme a sua figlia, allora di soli 6 anni, con l'idea di realizzare un horror come lo realizzerebbe un bambino. E quindi immaginatevi effetti speciali veramente fuori di testa ogni 2 secondi. E poi è proprio anni 70 fino al midollo, cioè proprio quando vi immaginate trip anni 70 psichedelico, questo, quindi super consigliato per gli obiettivi di questo video. Però rimanendo in Giappone, io vi consiglio anche un film un po' più recente che viaggia un po' più sul fiabesco, e è surreale, visionario, però appunto è un fiabesco più moderno che potrebbe piacervi se vi piacciono ad esempio i film di Michel Gondry o l'estetica di Michel Gondry. E sto parlando di Hull 100%. Questo è un film della regista Mai Tominaga. È un film giapponese molto particolare, fa un po' anche Yayoi Kusama come estetica, tra l'altro. La storia di queste due anziane donne che vivono assieme e che hanno la passione del collezionismo di spazzatura, collezionano proprio barattoli vuoti e creano questi mucchi di spazzatura a cui loro danno un significato, ma un giorno la loro vita è destinata a cambiare nel momento in cui faranno la conoscenza di questa ragazzina che non si esprime in un linguaggio canonico, ma tutto quello che fa sostanzialmente è continuare ossessivamente a ricamare questo maglione rosso. Il film poi diventa anche una
un'interessante parabola poetica sulla, sull'identità, sulla crescita, sul riguardare da anziani il proprio percorso di vita, la propria giovinezza, molto interessante. Però la regista decide di raccontare questi temi attraverso questa impostazione iper sopra le righe, visionaria, fiabesca, ma poetica e con la sua malinconia di base. Poi, io non potevo non citare un film che uscisse, questo film, perché esce dalla follia di altri titoli di cui ho parlato, è un po' più, diciamo, ha un'impostazione più raffinata forse in alcuni casi, però è un film che, se dovete vivere come un'esperienza visiva, per quei film appunto che vanno vissuti come un'esperienza visiva ad altissimo livello, io non posso non citare Il colore del melograno, probabilmente il capolavoro del cinema armeno ad opera di Sergei Paranov. Questo è un film che ha fatto scuola, ha avuto anche in questo caso, come per sul Globo d'Argento, una storia produttiva piena di difficoltà. È stato un film molto osteggiato dal governo armeno dell'epoca, dalla censura, perché, e questo nonostante il progetto fosse inizialmente finanziato dal governo, perché doveva essere una ode, un racconto della vita del poeta Sayat Nova. Paranov però decide di raccontare la storia di questo poeta non come se fosse un biopic normale, ma raccontarla attraverso le poesie di questo poeta. Per raccontare le poesie di Sayat Nova, Paranov utilizza questo linguaggio estetico poetico. Quindi l'intero film è costruito sulla simbologia poetica, che ha anche delle sfumature di carattere mistico, perché il tema della religione e della fede è un tema sia nella vita di Sayat Nova che è un tema del film, attraverso questi grandi quadri iper evocativi, simbolici, con l'uso di colori studiati, è un'esperienza bellissima, e non potevo non metterlo in una lista del genere, per quanto non sia strettamente da trip, ma è un'esperienza visiva importante. L'ultimo film invece, secondo me, risponde perfettamente a quello che immaginate quando si parla di trip, ok? È un film che adoravo da adolescente, poi col tempo l'ho molto ridimensionato, nel senso che in realtà sotto sotto, sarà che crescendo, non lo ritengo più quel capolavoro che pensavo che fosse quando avevo 17 anni, però obiettivamente a livello visivo questo film spacca. È proprio bello da vedersi come viaggione, ok? Enter the Void di Gaspar Noé è un viaggione. È proprio l'esperienza di viaggiare, di fluttuare su questa grande metropoli con luci al neon, cartelloni luminosi, influsso di sostanze malandrine. Ecco, ti racconta quello il film, e in realtà è il viaggio, tra l'altro, di una persona morta, che rifiuta di andarsene. Rifiuta di andarsene perché il protagonista ha fatto un patto con la sorella promettendole che non l'avrebbe abbandonata mai, e in un certo senso per tutto il film lui segue sua sorella dopo essere stato ucciso per malaffare di sostanze malandrine in un bagno. E Gaspar Noé ci impone questo sguardo in soggettiva per 2 ore e mezza, quindi è un viaggione. Cioè, e poi vabbè, Gaspar Noé, a lui piace entrare anche in questi momenti un po' provocatori, scioccanti per il gusto di essere scioccanti, però il film a livello di esperienza visiva è tanta roba e ha della musica pazzesca. Obiettivamente a livello di gusti musicali techno Gaspar Noé ne sa, e l'abbiamo potuto vedere anche in Climax. Detto ciò, questi erano 10 film da trip visionari surreali che vi straconsiglio. Fatemi sapere se avete preso appunti, se vi piace l'idea anche di un ulteriore secondo capitolo in futuro, e fatemi sapere se ne avete già visto qualcuno dei film che vi ho citato qui sotto. Insomma, ditemi la vostra. Detto ciò, io vi aspetto a un prossimo video, vi mando un bacione e ciao ciao!